Mi sto incamminando sul sentiero per il Forte di Orino, vediamo se riesco a arrivarci, sono 4 km, sono le 3:30 di pomeriggio, ovviamente non di notte. Vediamo un po' il sentiero, di solito è una vecchia strada militare, non è tanto ripida, dovrebbe essere abbastanza in piano. Ci vediamo più avanti. Sul sentiero sono presenti queste grate e portano all'ingresso delle grotte sotterranee che sono visitate da speleologi, ce ne sono diverse, questo è l'ingresso di una, si può vedere qua. Ecco, proseguo. La strada per il momento è pianeggiante, come si può forse vedere, è di ciottoli, di sassi, infatti è una strada militare, quindi il fondo è acciottolato per permettere una volta il passaggio dei muli e quindi dei relativi carichi. Proseguo. Lungo il percorso ci sono delle strutture, delle panchine, qui sono a circa 2 km dalla vetta, quindi praticamente a metà strada da quando sono partito, sono le 4:10, quindi fra una mezz'oretta più o meno dovrei esserci. Ci vediamo fra un po'. La strada continua pianeggiante e qua si apre una bella panoramica sul lago sottostante, lago di Varese. E qui la strada prosegue. Questi grandi pini o abeti. Abeti rossi, se non ho sentito male la guida prima, molto alti, e qua quando è una bella giornata il panorama è davvero bello, eh? Bene, proseguo. Che bellina. No, ma mia papà, forse che prende la 3 qua. Marco, ma l'hai bagnato?
sono le 6:30, sto tornando. Beh, insomma, dai, giornata è andata bene. Adesso ho un'oretta più o meno di cammino. Approfitto, saluto Pat, che oggi sarà in cavolata nera. Saluto gli amici del canale. Ciao a tutti, ci vediamo.